L'associazione Fare Verde Versilia nella giornata di sabato 20 febbraio è intervenuta su un tratto della spiaggia di Viareggio nelle vicinanze del Principe di Piemonte. Diversi quintali di rifiuti raccolti con l'ausilio dei sacchi per la spazzatura messi a disposizione della SEA Ambiente, la società di gestione della spazzatura sul territorio di Viareggio. Fare Verde Versilia libera il mare d'inverno di Viareggio, come riportato sull'articolo diffuso lunedì 22 febbraio dal sito del giornale toscano La Nazione, è stato lo slogan dei volontari dell'associazione che hanno, nel loro piccolo, contribuito alla pulizia della spiaggia, naturalmente nel confine di quella che potrebbe essere paragonata alla sfida di Davide contro Golia. Una sfida, quella della pulizia delle spiagge dai rifiuti prodotti dall'uomo come plastica e i suoi derivati, fino ad arrivare a metallo e rifiuti ospedalieri come le siringhe, che sempre più sta diventando una questione di sopravvivenza non solo per gli esseri umani, ma anche per il turismo in questo momento bloccato dalla pandemia da Covid-19, ma che scalpita per ripartire e offrire a tutti i suoi turisti la spiaggia e il mare. Queste immagini registrate nel pomeriggio dimostrano che la spiaggia viene frequentata anche in inverno da grandi e piccoli, per non parlare di chi possiede un amico a quattro zampe che vede nelle distese di sabbia un valido sgambatoio per se stessi e per il proprio amico animale. Il solo volontariato, come nel caso di Fare Verde Versilia, non può essere considerato il rimedio contro i rifiuti in sé e le eventuali conseguenze che la presenza dei rifiuti, in particolare di particolari tipi di rifiuti per i bambini e per gli amici a quattro zampe, può creare. Da parte delle amministrazioni comunali deve nascere la necessità di non delegare ai singoli gestori balneari la manutenzione delle spiagge, soprattutto in inverno, per la questione dei rifiuti che provengono dal mare. Il tutto nell'ottica di un possibile utilizzo della spiaggia fuori dai mesi estivi da parte di cittadini e turisti, che hanno diritto a pulizia e ordine per usufruire delle spiagge con le possibili ricadute sugli esercizi del territorio.